anche prima di conoscere Provenzano, già dopo che ci fu l'appuntamento alla masseria, subito dopo poi cominciarono quelli di Villa Abate a portarmi a deposito dei pizzini che dovevo far avere a Bagheria ad Onofio Morreale. Ma io pensavo che fossero sempre delle comunicazioni tra il Pastoia e Onofio Morreale per non incontrarsi, perché entrambi erano sorvegliati speciali. E poi invece, vabbè, allora andiamoci, parto direttamente dalla domanda più pertinente. In questo lungo periodo, da gennaio 2003 a settembre 2004, lei ha mai spostato materialmente Provenzano da un luogo ad un altro? Lo ha mai intanto accompagnato in riunioni? Sì. E questo è avvenuto intanto una volta, due volte, o avveniva abitualmente? No, tantissime volte, perché le riunioni erano, medialmente se ne facevano alcune volte due al mese, altre volte magari sì, una volta al mese, ma le riunioni erano in continuazione, tutti gli spostamenti, almeno poi non lo so se loro facevano altri spostamenti, ma la maggior parte degli spostamenti ero io che lo spostavo, anche su Bagheria stesso. Io mi facevano trovare sempre in un determinato posto e gli ultimi 200 metri lo spostavo io per arrivare nella casa dove c'era l'appuntamento. L'ho spostato anche per quando lui è partito per andare in Francia, quando lui è andato a Corleone. Senta, e quindi questi spostamenti che lei curava di Bernardo Provenzano, le ha detto moltissime volte, ma per farci capire approssimativamente quante volte, diciamo 10, 20, di più? Non so quantificare, comunque consideri che già in Francia lui c'è stato due volte, a Corleone c'è stato una volta che l'ho accompagnato io, a Figarazzi avvenivano riunioni e un'altra due volte a casa mia, altre due volte, di più di 10 volte, più di 10 volte. Senta, in questo sempre periodo dal 2003 al settembre 2004, lei lo ha mai ospitato proprio materialmente in immobili nella disponibilità sua o di suoi familiari, signor Roverso? Io a Provenzano l'ho ospitato nel gennaio del 2004 nella villa di mia suocera sul lungomare di Figarazzi. Chi le chiese di ospitare quella persona presso il villino di sua suocera? Onofio Morreale. Cosa le disse in quella circostanza? Mi disse, siccome dice, c'è questo amico di mio suocero, siccome dice Pippino ha degli impegni, però questo Pippino non so a chi, se si riferisse lui a Pippino di Fiore, dice se lo puoi ospitare per due giorni, dice pure a casa tua, dice se no al villino, dove che tu ritieni meglio, lo fai stare là, tanto non dà fastidio, non dà disturbo. E io ho ospitato a Provenzano in quella casa di mia suocera. Che si trova dove, signor? Sul lungomare di Figarazzi. Nelle vicinanze dell'hotel La Martinica, con precisione. Ma in quel momento Morreale le dice che quella persona era Bernardo Provenzano? No, assolutamente no. Morreale mi dice che è un amico di mio suocero. E io l'ho ospitato perché anche in passato, quando io avevo accompagnato il Provenzano per andare in Francia, lui mi disse, dobbiamo accompagnare l'amico di mio suocero che se ne deve andare a prendere un po' di sole, si sta un po' con la sua famiglia. E siccome il suocero era ad Acque Dolci, nella zona del Messinese, io ho collegato, disse sicuramente questo sarà qualche latitante della zona del Messinese. Senta, per completezza dovrebbe riferire alla corte chi è il suocero di Onofrio Morreale. Nicolò Eucaliptus. Lei le viene detto di ospitare quella persona per pochi giorni. Di fatto, poi questa persona per quanto tempo abita nel villino di sua suocera sul lungomare di Figarazzi? Fino quasi alla fine del mese di gennaio, per un tre settimane così, tre settimane qualcosa. In queste tre settimane lei aveva una frequenza giornaliera con questa persona, lo andava a trovare, non so. Certo, io ci andavo giustamente per ci portare a mangiare, e poi dopo che sono venuto a conoscenza di chi era ci dovevo andare per forza, perché... Quando lei, in che occasione, in che periodo lei ha la consapevolezza che il soggetto che stava ospitando fosse proprio Bernardo Provenzano? Ma fu subito, dopo un paio di giorni, perché fu in occasione che lui, siccome si doveva riempire delle bottigliette di acqua benedetta, mi disse accompagnami qua in chiesa. E siamo andati in chiesa, nella chiesa madre di Figarazzi, chiesa Sant'Atanasio, dove poi all'uscita di quella chiesa lui ha intravisto una persona che era di fronte a piazza Padre Pio e mi disse, dice, ma questo soggetto, dice, è mezza testa però, mezza testa Andrea. Ho detto sì, dice, questo è sposato con una mia paesana. E disse, vabbè.
Ma la mia curiosità è che mi portò al punto di andarmi ad informare chi fosse questa sua paesana. Siccome nella zona ci abitano parenti di mio fratello, io mi sono informato con il suocero e mi ha detto, dice, no, Andrea Mezzatesta, dice, è sposato con Maria che è di Corleone. A quel punto io poi, quando torno da Provenzano, gli dico, ma scusi, lei è di Corleone? Ma allora lei è... E lui mi interrompe e mi dice, sì. Dice, perché non lo sapevi? Ho detto, no. E cominciai ad avere paura, giustamente. Tenevo a casa una bomba così, che senza che io sapessi che cos'è che avevo. Ma lui tranquillamente mi tranquillizzò dicendo, non ti preoccupare, stai tranquillo, perché tanto a me non mi cerca nessuno, io sono abbastanza protetto. Io sono protetto dai politici. Io sono protetto da altri funzionari dell'arma. Allora a quel punto io gli dico, una volta che lui mi fa questa affermazione dell'arma, dico, ma scusi, come, dei carabinieri? Dice, no, dice, non ti preoccupare, dice, tanto, dice, meglio avere, dice, uno sbirro amico che un amico sbirro, mi fa su questa definizione. Cioè, poi dice, anche se hanno arrestato l'ingegnere, c'è Totò Cuffaro che deve mantenere gli accordi, e Nicola Mandalà lo sa. Queste sono state le parole per tranquillizzarmi, che io in quel momento ho detto a casa, ciò provenzano, ricercato in tutto il mondo. Ci sarei andato dopo, ma visto che lei ha introdotto l'argomento, lei ha parlato dell'arma, proprio fu la parola utilizzata da Provenzano? Sì, sì. Le parole precise quali sono state? Che lui era coperto da... che dovevo stare tranquillo, perché a lui non lo cercava nessuno, perché lui era protetto dai politici ed era protetto da alti funzionari dall'arma. Lei ha chiesto come carabinieri? L'ho pronunciata io, ho detto, ma chi carabinieri? E lui mi dice, meglio un amico sbirro che uno sbirro amico. Queste sono state le parole di Provenzano. Meglio uno sbirro amico che un amico sbirro, perché lui era molto diffidente con gli amici e con tutti quelli che ci stavano attorno. Fa riferimento, quindi ha detto, sono protetto? Non sì. Ti preoccupare? Per cercare di focalizzare bene anche questo discorso, sul quale poi torneremo. Lei, quando è stato sentito nell'ambito di un altro dibattimento, del processo Mori, 2/11/2011, ha riferito la stessa situazione, pagina 62. Mi informo chi fosse la moglie e di quale paese fosse e mi dice Corleone. Io in quel momento mi è cascato il mondo addosso perché ho detto ho una bomba atomica dentro. Quando sono tornato da lui gli ho detto, ma scusi, lei, sì, sono quello che, te lo ricordi quando ti ho sistemato, tu hai comprato le pesche a Corleone? Dice, sono quello che pensi tu, sono di Corleone. Io ero molto impaurito. Mi dice, non ti preoccupare, stai tranquillo, io con quelle persone che abitano là in quella zona mi frequentavo, non è che loro mi hanno visto, io li conosco, ma loro non mi hanno visto. Ho detto, ma io ho paura, paura. Ma quale paura? Non temere, dice, non avere paura, perché io sono stato sempre protetto. Sono stato protetto dai politici, sono stato protetto dalle forze dell'ordine in passato, dice, sono stato protetto da un potente dell'arma. Allora a quel punto ho detto un carabiniere, protetto da un potente dell'arma, e lui mi dice, sì, meglio uno sbirro amico che un amico sbirro. Esatto. La differenza è questa, e vorremmo un chiarimento per quello che è il suo ricordo. Lei qui ha detto, a proposito del potente dell'arma, in passato, quindi siamo nel 2004 quando lei descrive questo episodio, quando lei vive questo episodio, io in passato sono stato protetto da un potente dell'arma, oggi ha detto sono protetto da un potente dell'arma. Qual è il ricordo preciso? Il ricordo preciso è che in passato sono stato protetto. Io giustamente il concetto è quello, ma non è che ho io né i verbali di davanti e neanche delle registrazioni. Io devo pensare. Ora, il ricordo è quello, perché lui si fa riferimento e dice in passato sono stato protetto. Però le dice non ti preoccupare. Mi dice non ti preoccupare. Perché lui aveva una garanzia, mi dice i politici. Quando lui mi dice non ti preoccupare, io stavo tranquillo. Perché la mia preoccupazione era perché avevo visto i carabinieri di fronte alla villa di mia suocera che avevano fatto dei controlli, che c'erano persone sorvegliate e venivano la mattina là a controllare. Quindi io avevo, la mia preoccupazione era quella, perché il maresciallo Fragano ogni mattina andava in quella zona.
E lei gliel'ha detto a Provenzano questa cosa che aveva visto in casa? No, no, io non ho detto nulla perché poi la cosa finì là. Io non ho detto, non ho riferito, questo particolare non l'ho riferito a Provenzano io. Okay. Scusi un attimo, prima di dire, perché lei ha parlato testa, anzi aveva riferito nel precedente esame, di un ufficiale, di un'altra persona dell'arma. Oggi ci ha parlato invece di più persone. Sono protetto da persone ad alto... Sono, lui fa riferimento, sono protetto... Cerchi di essere più preciso, sì, questo sì. Se riesce a ricordare. Sì, ha fatto riferimento a una persona in particolare, una singola persona che lo proteggeva, per in passato l'aveva protetto? Lui mi fa riferimento principalmente a politici. E poi mi dice, io sono protetto da alti funzionari dell'arma, fra quali io dico, ma carabinieri? E lui mi dice... Giustamente mi fa quell'affermazione che le fa quale affermazione? L'affermazione dice meglio quindi questo, quello che lei sembra abbia detto nel precedente esame, se non abbiamo compreso meglio, quindi il riferimento, se lo possiamo rileggere quella frase, un'altra persona dell'arma, cos'è? Lo possiamo rileggere la sì, frase? Sì, 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 è la stessa cosa che ho detto oggi da questo punto di vista. Ho detto, sto rileggendo Presidente, ho detto io ho paura, ma quale paura? Non temere, dice, non avere paura. Perché io sono stato sempre protetto, sono stato protetto dai politici, sono stato protetto dalle forze dell'ordine. In passato, dice, sono stato protetto da un potente dell'arma. Quindi, allora, il riferimento a me sembra, per la verità, un po' diverso rispetto a quello che lei ci sta dicendo. Signor Presidente, i ricordi, giustamente il Provenzano quando mi dice queste cose, io non posso ricordare tutti i particolari, però lui fa riferimento a un funzionario, un potente o un funzionario, io non so funzionario, potente chi sia, ma lui fa riferimento a un funzionario o un potente dell'arma. Se in quell'occasione ho detto potente, ora ho detto funzionario. Io volevo che lei precisasse se il suo allora ricordo potente, se è una persona è un'indicazione generica. No, lui fa riferimento a un soggetto, un funzionario dell'arma. Possiamo andare avanti allora. L'espressione arma è utilizzata da Provenzano. Sì. Senta. In quella circostanza o successivamente, visto che stiamo parlando di questo colloquio, lei ha chiesto mai a Provenzano, o Provenzano le disse mai, fece mai riferimento nominativo a questo potente o funzionario dell'arma dei carabinieri che lo aveva protetto? Ha chiesto chi fosse? No, ne ho chiesto io e neanche me l'ha riferito Provenzano. Senta. In questo lungo periodo in cui lei ha ospitato e spostato Provenzano, intanto ha mai notato se Provenzano avesse con sé dei documenti? Identità. Che tipo di documenti? Identità, cioè... Provenzano, lui non ne aveva, però io avevo una patente di Provenzano, che allora me l'aveva dato Onofrio Monreale, la detenevo io. Cioè una patente con la fotografia di Provenzano ma con un nominativo. Sì, sì, c'era la foto di Bernardo Provenzano, però il nominativo era, mi ricordo che il paese era Borgetto, nominativo non me lo ricordo, perché io quella poi l'ho distrutta quella patente, perché una volta che c'è stato l'operazione Grande Mandamento il 25 gennaio, io ho cercato di distruggere tutti i documenti che potessero portare, diciamo, al mio coinvolgimento in questa situazione. Quindi tra il 25 e il 31 gennaio. Esatto, esatto. Ma lei quando accompagnava Provenzano andava in giro armato, signor Loverso? Né io né Provenzano. Né lei né Provenzano. Ma per quello che lei ha constatato, avendolo ospitato a casa, spostato molte volte, anche a Corleone, poi ci ritorneremo, che tipo di vita conduceva Provenzano in quel periodo in cui lei lo ha frequentato assiduamente? Cioè stava chiuso in casa... girava invece, ci dica, non voglio fare domande suggestive. Quando l'ho tenuto io, giustamente stava in casa, tranne quando usciva con me, quei pochi spostamenti che quando l'ho accompagnato in chiesa, però poi io, Provenzano, che stava a Bagheria, io non lo so, perché, ma lui quando ogni volta che veniva a un appuntamento mi veniva tranquillamente a piedi, come... non so se Bernardo Provenzano fosse chiuso dentro, sottoterra. A questo non me l'ha mai confermato. No, però quando lo vedeva, lei per esempio quando lo spostava, lo accompagnava, vedeva che arrivava, oppure lei lo lasciava e andava a piedi, girava? Sì, oppure... lui quando camminava in macchina con me era molto tranquillo, ero io preoccupato, ma lui era sempre tranquillo, perché l'unica preoccupazione di Bernardo Provenzano
che potesse essere arrestata, era una, quella che lui una volta mi disse, dice, io ho paura solo perché, dice, i latitanti li prendono quando c'è qualcuno che li indica col dito, e l'unica preoccupazione di Provenzano è di essere tradito all'interno di Cosa Nostra per farlo arrestare. Senta, in quel periodo, quando lei ha frequentato così assiduamente Provenzano, quali erano le condizioni di salute del Provenzano? Ma già nel 2003 io ho accompagnato questo soggetto, che poi ho saputo che lui è stato in Francia. Quando io nel 2004 l'ho avuto a casa, Provenzano, ho saputo che è stato operato, stava male e aveva di bisogno delle cure. E io devo dire che me ne sono occupato, perché mi ricordo il periodo che l'ho tenuto io, Provenzano, aveva forti bruciori, e una volta mi disse, perché lui oltre ai farmaci si curava sempre secondo un metodo antico che aveva lui, mi disse, raccogli della malva che la bolliamo, dice, e me la metto, dice, me la cospargo tutta nel corpo. Quindi io ho cotto quella malva, quella verdura, e lui poi quando raffreddò se la mise tutta sul corpo, perché dice che gli toglieva l'infezione. Ma che tipo di problema aveva? Che tipo di bruciori aveva? Aveva bruciori internamente, perché lui aveva subito un intervento alla prostata, che poi lui mi confermò l'intervento alla prostata, aveva subito anche un intervento ad un braccio, e poi mi parlò tanto che lui era stato in Francia, e cioè lui dialogava, poi una volta che io sono venuto a conoscenza, dialogava con me, mi raccontò tutta la storia, mi raccontò le vicende di conflitti a fuoco che ha avuto prima di essere latitante nella piazza di Corleone, mi raccontò addirittura che aveva partecipato a delle lupare bianche nel comune di Ficarazzi, a Ficarazzi. Insomma, mi dava delle confidenze perché Provenzano, dal momento in cui aveva di bisogno, si lasciava andare nel parlare. E senta, lei si è personalmente mai attivato in questo periodo per procurare dei farmaci o medicinali particolari per il Provenzano? Sì, io me ne sono occupato di trovare dei farmaci particolari. Già nell'estate del 2004, quando in occasione che Provenzano doveva essere trasferito a Corleone, giorni prima Onofio Morreale mi mandò una ricetta con Giuseppe Comparetto e mi disse che dovevo provvedere a cercare quelle medicine che servivano per lo zio, ma quei farmaci erano abbastanza costosi, perché ogni puntura costava 560 euro, e io loro non riuscivano a trovarli in nessuna farmacia, perché ci voleva una persona che soffriva delle stesse patologie del Provenzano. E io, diciamo che ho trovato il soggetto che faceva parte anche della famiglia mafiosa di Ficarazzi, una persona che era vicino a me, Enzino Belvedere, e in compagnia di Enzino Belvedere siamo andati in farmacia a Palermo. Dove? Devo dire il punto e tutto, anche il proprietario della farmacia? Sì, sì. Siamo andati in farmacia in Via Oreto. La farmacia esattamente dei fratelli Muratore. Siccome il Belvedere conosce il proprietario della farmacia, gli fece vedere il tipo di farmaco e lui disse, questo è un farmaco che serve, e Enzino gli disse, no, serve per me. E quel farmaco, quando Enzino Belvedere me lo portò, mi disse, me l'ha fatto pagare 400 euro, dice, me l'ha fatto pagare solo le spese. Poi successivamente, quando nel 2004, dopo il mancato arresto del 19 settembre, e ci nascono dei contrasti forti fra le famiglie mafiose di Bagheria e Villabate, Provenzano mi fa la richiesta perché di altre due punture. Ogni puntura aveva la copertura di 3 mesi. Questa puntura serviva per bloccargli la malattia che Provenzano, di cui soffriva il Provenzano. Quindi quando il Provenzano gli do queste due punture, e siamo nel mese di ottobre, il Provenzano parte e se ne va a Corleone, io dopo vengo arrestato a gennaio, ma Provenzano è arrestato nel 2006, quindi non so poi gli altri che hanno procurato i farmaci a Provenzano chi sono stati, io, perché la copertura di quei farmaci poteva essere per altri 6 mesi, da ottobre per altri 6 mesi, quindi arriviamo verso aprile, lui è stato arrestato un anno dopo, quindi in quell'anno ci sarà stato qualcuno che gli aveva procurato dei farmaci. Senta, in relazione a questo suo comportamento, signor Loverso, cioè di procurargli i farmaci, il Provenzano le disse mai qualcosa, le espresse gratitudine, commentò in qualche modo questo fatto che lei assieme ad altri riusciva a garantirgli anche questo farmaco così importante? Il Provenzano, la cosa sempre che mi diceva e che mi ringraziava era perché lui
una volta me lo disse chiaro, dice, se tu sei vivo per me. E mi disse, dice chi salva una vita salva se stesso, come dire, ora tu stai salvando me, perché io era un gesto che facevo umanamente, non lo facevo per la figura che dovevo proteggere il latitante dalla notte. A me faceva pena, come tuttora fa sempre pena, e mi dispiace che non abbia potuto riferire a lui quello che sapeva. E quindi cosa le disse? Chi salva una vita salva se stesso. Lui aveva un ottimo rapporto con me, sempre perché io gli davo affetto a Provenzano, io non gli davo, non gli creavo problemi come tutti gli altri mafiosi. Io con Provenzano non ho parlato mai, non mi sono lamentato mai del comportamento scorretto che avevano il signor Morreale nei miei confronti oppure altri, perché cercavo di evitare, cercavo di farmi la mia vita, però dovevo rispettare sempre gli ordini degli altri. Senta, possiamo continuare o ha bisogno di una pausa? No. Possiamo continuare. Lei ha mai sentito parlare in Cosa Nostra, da Provenzano in particolare, di Gino Ilardo? Io in un'occasione con Provenzano abbiamo avuto noi una discussione su questo fatto, perché in un'occasione, mentre io lo tenevo a casa a Provenzano, sempre nel periodo del 2004, ricordo che stavo guardando Provenzano un telegiornale, e quando io, o mentre lui guardava il telegiornale, io ho intravisto la figura del dottore Di Matteo, che si parlava in quel telegiornale, sempre si citava sempre come la mancata cattura di Bernardo Provenzano a Bezzoiuso nel 1995. Io dissi a Provenzano, ma è vero questa situazione? E Provenzano, in maniera molto sincera, addirittura sorridendo, mi disse, in effetti quel giorno io l'ho incontrato a Ilardo. Dice, ma io non è che lo volevo incontrare. Ilardo in continuazione pressava perché voleva essere ricevuto. Dice, io l'ho ricevuto, dice, perché lui era cugino di Pippo Madonia. Dice, altrimenti io non l'avrei ricevuto mai. Per rispetto, dice, di Madonia io l'ho ricevuto. Ma lui quando entrò, dice, mi fece un segnale come se avesse qualcosa di sotto. Mi disse, con la mano fece così, se aveva un registratore, io gli dico. E lui fa che sì. Dice, però dice, lo vedi che fine che ha fatto? Quindi io a quel punto ho detto, dice, perché chi si mette contro di me, dice, fa quella fine. Quindi fu un avvertimento che lui mi lanciò anche sottointeso in quel momento a me. Quindi le dice che ha incontrato Ilardo, e le dice anche dove? No, mi disse, commentavamo il posto, e lui mi disse, sì, l'ho incontrato, ero lì io. Il servizio giornalistico faceva riferimento a un posto, a un paese? Si parlava della mancata cattura a Mezzoiuso, e lui mi disse, sì, io ero lì. Senta, ce la spiega bene se questo riferimento al registratore, in particolare volevo capire se Provenzano le aveva detto se lui o altri presenti avevano notato il registratore, o se era stata una cosa che poi era stata riferita, cioè che cosa le ha detto Provenzano? Provenzano mi disse che lui prima mi fece gesto con le mani e poi mi disse che aveva il registratore, ma il registratore Provenzano non se n'è accorto, perché se Provenzano si fosse accorto del registratore sicuramente Gino Ilardo non sarebbe uscito dal posto in cui si trovava con Provenzano, oppure se gli uomini di Provenzano si fossero accorti che Gino Ilardo aveva il registratore non l'avrebbero fatto uscire. Questa è una cosa che Provenzano avrà saputo dopo. Senta, lei si ricorda se questo telegiornale, quindi siamo nel gennaio del 2004, si ricorda se era di giorno, era di sera? No, di sera, era dopo le 6:30, era un orario prima di cena fu. Io mi trovavo da lui, fu intorno alle 7, così era il telegiornale, non so se era Rai 3 o era qualche telegiornale locale. Cosa le disse, se le disse qualcosa Provenzano sulla uccisione di Ilardo? Mi disse, però l'ho visto che fine che ha fatto. Chi si mette contro di me fa questa fine.
Lei chiese come e da chi Provenzano avesse saputo quello che l'aveva detto, cioè che Ilardo avrebbe avuto addirittura un registratore in quella occasione con sé? No, non ho capito la domanda, signor PM. Lei chiese, lei è stato molto chiaro, ha detto Provenzano non aveva visto il registratore in quella circostanza, e ha detto lo avrà saputo dopo. Lei chiese, o comunque Provenzano le disse, da chi aveva saputo che Ilardo in quella circostanza era munito di registratore? No, no, non me l'ha detto mai Provenzano. Ma lei lo ha chiesto? No. Volevo sapere un'altra cosa, sempre per collocare meglio nel tempo determinate situazioni. Lei poc'anzi ha riferito di quella circostanza quando Provenzano le disse di essere protetto, le parlò della protezione di un potente o di un funzionario dell'Arma dei Carabinieri. Va bene? Sì. Ora ha riferito di un'altra occasione nella quale, commentando il servizio televisivo su Mezzoiuso, le parla di Ilardo. Lei riesce a ricordare la scansione temporale di questi due episodi? Quale accade prima? Il commento al servizio televisivo o invece il riferimento alla protezione del potente dell'arma? No, il riferimento al commento televisivo è stato successivo. Prima c'è stato il riferimento al commento della copertura di un potente dell'arma, che fu nell'occasione quando il Provenzano, io sono venuto a conoscenza che fosse il Provenzano. Ho capito, che lei dice pochi giorni dopo che me lo portarono, sì. Perfetto. Possiamo fare 5 minuti di pausa? Sì, allora. Signor Loverso, prima di passare ad un'altra vicenda, comunque ad un altro momento dei suoi rapporti con Provenzano, volevo che lei cortesemente ci ripetesse le parole precise che ha detto Provenzano con riferimento a tre nomi che lei ha fatto relativamente al colloquio in cui le disse sono protetto dal potente dell'arma. Poi lei ha fatto riferimento anche ai nomi dell'ingegnere Aiello, di Cuffaro e di Mandalà. Quindi non voglio che ripeta le cose che ha già detto, averle detto Provenzano sul potente dell'arma, ma ha fatto cenno veloce anche a questi tre nominativi. Cosa le disse in quella circostanza Provenzano? Provenzano in quella circostanza mi disse che anche se hanno arrestato l'ingegnere, c'è Totò Cuffaro che deve mantenere gli accordi. E Nicola Mandalà lo sa. Dell'ingegnere disse anche il nome? L'ingegnere, perché era stato arrestato l'ingegnere prima che arrivassero loro dalla Francia, quindi era da poco arrestato l'ingegnere. Però l'ingegnere, non so se è riferimento all'ingegnere Aiello, questa è diciamo una deduzione che deduco io, l'ingegnere, anche se è stato arrestato l'ingegnere, quindi per me l'ingegnere è l'ingegnere Aiello, di come parla Provenzano. Per lei perché? Perché lei lo conosceva questo ingegnere Aiello? Certo, lo conosceva già? Io lo conoscevo, però non l'ho mai frequentato. Lo conoscevo, sapevo che diciamo che era nell'ambiente della mafia. Perché lei pensa subito all'ingegnere? Perché era stato arrestato, diciamo, anche se hanno arrestato l'ingegnere, che era da un arresto mese, che era avvenuto già da qualche tempo, o no? Da due mesi. Da un due mesi, quindi sono passati due mesi. Sì. Perché quando Provenzano le parla di ingegnere, lei collega immediatamente ad Aiello? Qual è il... Cioè io collego ad Aiello. Non era l'unico ingegnere che lei conosceva, ce ne ha citati anche altri. Perfetto, ma io non è che ho collegato ad Aiello in quell'istante, queste mie dichiarazioni sono state fatte dopo che io mi sono incontrato con l'ingegnere Aiello, quindi la deduzione che l'ingegnere Aiello faceva parte del gruppo della mafia di Bagheria ed era uno dei fiancheggiatori di Provenzano e che favoriva anche la latitanza di Provenzano, l'ho avuto l'affermazione anche dall'ingegnere Aiello in carcere, quindi deduco che quell'incontro con incontro che lei evidentemente ha fatto successivamente. Successivamente. Quindi in quel momento lei quando in quel dice momento l'ingegnere... mi dice l'ingegnere, io non è che io dopo che mi incontro con l'ingegnere Aiello deduco, siccome è stato arrestato l'ingegnere, all'ingegnere e Aiello poi in carcere mi dice che aveva contatti con Cuffaro e che aveva... Quindi lei non chiese chiarimenti maggiori su quella frase? Assolutamente ha recepito no. La frase ingegnere, la frase Cuffaro e basta. E basta senza ulteriori chiarimenti. Il pubblico ministero può procedere. Allora, signor Loverso, lei lo ha
accennato. Adesso io vorrei che fosse più preciso e analitico, soprattutto sugli eventuali contenuti di discorsi di Provenzano in quella occasione. Lei all'inizio dell'estate del 2004 ha accompagnato, ha spostato Bernardo Provenzano a Corleone, a Vicari o nei pressi di Corleone? Esattamente, lo spostamento è avvenuto fine giugno, primi di luglio del 2004. Ho accompagnato io e Provenzano da Figarazzi fino al bivio di Vicari. Poi successivamente Provenzano è stato accompagnato fino al posto dove doveva andare da Peppino Di Fiore e Giuseppe Comparetto. Che erano venuti con voi da Figarazzi o vi aspettavano là? No, quando eravamo a Figarazzi, nelle campagne di Figarazzi, venne Peppino Di Fiore. Provenzano si mise in macchina con Peppino Di Fiore. Io camminavo una volta di dietro, una volta di davanti a Provenzano, e Giuseppe Comparetto già aveva fatto strada, perché Giuseppe Comparetto doveva arrivare ad informare le persone che dovevano attendere Provenzano che stesse arrivando il Provenzano. Come infatti a Bivio di Vicari, quando ci siamo soffermati, aspettavamo che tornasse Giuseppe Comparetto da sopra Vicari per poi proseguire loro con, perché la strada la sapeva Giuseppe Comparetto e Peppino Di Fiore non poteva proseguire senza di lui. Quel giorno a che ora vi siete visti con Bernardo Provenzano e quanto tempo siete stati eventualmente insieme prima di partire per Bivio di Vicari? Ma quel giorno Provenzano è venuto allo spaccare dell'alba e me lo portò con una motoape Giovanni Buttitta, uno che lavorava in una cooperativa di limoni. Dove glielo portò? Dove mi siete? Me lo portò in campagna, eravamo nella zona in campagna vicino alla villa del Cosimano. Poi da lì io presi il Provenzano, l'ho spostato, che c'è una distanza di qualche 500 metri, e me lo sono portato nella mia proprietà, dentro la mia campagna. Il Cosimano chi è? Cosimano Mario. Quello che poi divenne collaboratore di giustizia. Sì, l'appuntamento fu in quella zona, però era diciamo in una tenuta di un mio cugino, che poi da lì io l'ho trasferito a Provenzano nella mia proprietà, dove siamo stati a discutere tutta la giornata, perché fu una giornata diciamo che in attesa che si aspettasse, che arrivavamo a pomeriggio, che si aspettasse per il trasferimento, perché lui fu verso le 5, 5 e mezza, che nel tardo pomeriggio fu. Quindi nel tardo pomeriggio vi siete mossi diciamo per andare a Corleone, sì. E dall'alba fino al pomeriggio siete rimasti insieme? Io e Provenzano, poi all'ora di pranzo è venuto anche Nicola Mandalà, Nicola Rizzo, è venuto poi Michele Rubino, c'erano tutti, quelli che mancavano erano solo quelli di Bagheria, perché c'era un astio già fra, e un forte contrasto anche con il Provenzano, diciamo il Morreale era molto risentito nei confronti del Provenzano, perché Provenzano gli aveva tolto la cassa dalle mani e l'aveva affidata a Giuseppe Di Fiore. Allora, in queste ore in cui state in compagnia, anche lei, signor Lopezzo, e Provenzano da soli, Provenzano cosa le dice, di che cosa parlate? C'è qualcosa che lei ricorda avere formato oggetto delle vostre discussioni, o meglio delle affermazioni o eventualmente delle confidenze di Provenzano? Ma più che affermazioni direi confidenze, perché come ho detto poco fa, Provenzano il suo stato di salute non era abbastanza buono e lui... la sua sofferenza Provenzano diciamo che era quasi era stanco di sia della sofferenza e stanco anche di quella vita, perché io posso dire e posso affermare che Provenzano diverse volte, di come lo sentivo parlare io e di quello che ho visto che Provenzano leggeva sempre in continuazione la Bibbia, posso dire che Provenzano secondo me era convinto che volesse riferire tutto alle autorità. Però quel giorno Provenzano era molto, molto contento, da premettere che lui con me era come un padre con un figlio, e mi disse, dice, finalmente, dice, che era molto gioioso, che doveva incontrare sua moglie e i suoi figli, dice, finalmente, dice... Da quanto tempo non li incontrava, sì, glielo disse? Perché siccome lui era da 12 anni che non conviveva più con la famiglia, e da 3 anni che non si incontrava con i suoi figli, perché lui i suoi figli li vedeva tramite le foto che glieli portavo io. Mi disse, dice, io sempre per colpa di altri, non convivo più con la mia famiglia da 12 anni e non vedo la mia famiglia da 3 anni. E mi fa un'affermazione dicendomi le stragi sono stati la rovina. Dice, eravamo in 5 a sapere la verità, ma ormai siamo rimasti, dice, io, Totuccio e Andreotti. Dice, perché Lima è stato ucciso e Ciancimino probabilmente pure.
dice io non potevo fare altro, dice che non potevo mettermi contro il mio amico Totuccio, perché il mio amico Totuccio a tutti i costi gli doveva fare questo favore ad Andreotti, perché Andreotti l'aveva aiutato nella latitanza. Dopo il Provenzano mi fa un'affermazione dicendomi che il dottor Falcone e il dottor Borsellino sono morti perché loro avevano individuato la radice, nonostante già nel 1989 il dottor Falcone era stato minacciato. Queste sono state le parole e le affermazioni che mi ha fatto quel giorno il Provenzano, tanto che il Provenzano mi disse, dice, ma io e Totuccio che motivo avevamo? Dice, tanto che lo dice, dice, l'ha detto pure la moglie, la vedova, dice, di Schifani, dice, quando fu al funerale, disse, dice, non è che c'era io, non è che c'era io Totuccio, dice, e la vedova ha affermato che c'è lo Stato il responsabile, e Provenzano mi disse, dice, che motivo avevo io e Totuccio? Queste sono state le confidenze che io quel giorno ho ricevuto dal Provenzano, in un momento di sfogo da parte del Provenzano, e forse in un momento di pentimento, posso dire secondo me da parte mia che il Provenzano era pentito sia di quella vita e di tutto quello che avevano causato, principalmente lui era molto deluso e pentito. Che cosa disse in quella occasione Provenzano in riferimento a questo discorso del suo paesano Totuccio? Il suo paesano Totuccio disse che io non mi potevo mettere contro il mio paesano Totuccio, perché il mio paesano Totuccio doveva, siccome Andreotti l'aveva garantito, gli doveva fare la cortesia ad Andreotti. E dice Salvo Lima, quando entrò nello specifico dello Salvo Lima, mi ha detto lui che Salvo Lima è morto perché per paura che non sopportasse il peso. Quale peso? Il peso di quello che doveva succedere. Queste sono le confidenze che le fa Provenzano. Sì. Senta, successivamente Provenzano. Aspetti, sì. Prima di successivamente ci può chiarire questo riferimento? Lei ha detto, siamo rimasti in tre a sapere la verità, io e mio paesano. Totuccio e Andreotti. Perché ha detto due sono morti, ha detto uno è stato ucciso, l'onorevole Lima e l'altro probabilmente pure riferendosi a Ciancimino. Queste parole probabilmente pure sono di Bernardo Provenzano. Sì, lui dice Ciancimino probabilmente pure. Cosa stava dicendo ora, signor Loverso? Stavo dicendo che dopo queste confidenze del Provenzano, il Provenzano mi disse che dopo le stragi Marcello Dell'Utri si era avvicinato ai suoi uomini e che aveva preso il posto di Salvo Lima e che era diventato il referente. E il Provenzano mi dice tanto che nel 1994 Forza Italia in Sicilia l'ho fatto votare io. Queste sono state le affermazioni di Provenzano. Intanto è nello stesso contesto siete stati insieme parecchie ore. Sì. È nello stesso contesto in cui le parla delle stragi che poi successivamente. Le fa successivamente, sì. Ma subito dopo oppure? No, subito dopo parlavamo di tutti questi eventi e lui mi fa mi chiude questo discorso di questi signori. Cioè, ce lo dica di nuovo. Dopo che lui mi raccontò l'evento delle stragi, mi disse: dopo le stragi, Marcello Dell'Utri si avvicinò ai miei uomini, diventò lui il referente, prese il posto di Lima. E nel 1994 Provenzano mi disse, l'ho fatta votare io Forza Italia in Sicilia. E questo ne ho prova anch'io, perché io sono stato uno di quelli che nel 94 ho partecipato a un convegno di Forza Italia. Senta, ora ci arriviamo a questo. Una precisazione. Vediamo se sei in grado, diciamo il concetto uguale, ma sei in grado di ricordare bene le parole. Quando lei è stato sentito nel processo nei confronti di Mori e di Ubino, e sempre udienza presente l'11-11-2011, 2 novembre 2011, ha dichiarato in questo modo, ha raccontato in questo modo questo riferimento, pagina 83. Sempre quel giorno mi fa altre confidenze, perché lui mi dice che dopo le stragi i suoi uomini si erano messi in contatto con Marcello Dell'Utri, che Marcello Dell'Utri aveva preso il posto del senatore, vabbè qua dice Andreotti subito dopo per il presidente di Lima, perché questo è chiaramente un lapsus refuso. Quindi dice, cominciando a trattare con i miei uomini nel 94 l'ho fatto votare io
Forza Italia, eccetera, eccetera. Ancora, per specificare che appunto si tratta di Dell'Utri. Aspetti, allora, nella stessa giornata lei quindi dice Provenzano che cosa le confidò a proposito, cosa le ha detto a proposito del senatore Dell'Utri, a proposito del senatore di Dell'Utri. Lei lo ha già riferito, ma volevamo capire bene. Di Dell'Utri dice che dopo le stragi sempre un riferimento alla prima strage e alla seconda strage del dottore Falcone e del dottore Borsellino. Ma poi c'è un inciso, comunque pagina 85 riprende. Cosa le dice successivamente, quindi, alle stragi del 92? Che cosa sarebbe accaduto per quello che le rappresenta Bernardo Provenzano? Successivamente alle stragi, Bernardo Provenzano dice che Marcello Dell'Utri aveva preso il posto dell'onorevole Lima e Marcello Dell'Utri si era messo in contatto con i suoi uomini. E nel 94 sono stato io, dice, a fare votare Forza Italia in Sicilia. Allora, qual è la cosa che vorremmo capire e che a mio parere non è proprio completamente chiara? Se per quello che le dice Provenzano sono gli uomini di Provenzano a mettersi in contatto con Dell'Utri dopo le stragi, o Dell'Utri a mettersi in contatto con gli uomini di Provenzano dopo le stragi? No, dopo le stragi è Dell'Utri che si mette in contatto con gli uomini di Provenzano. Questo è quello che le dice, sì, Bernardo Provenzano. Sì. E per intenderci, dopo le stragi, a quale stragi fa riferimento? Lui parla dopo le stragi. Non mi fa riferimento né a quelle del 93 né a quelle. Lui parla dopo le stragi. Marcello Dell'Utri si è messo in contatto con i miei uomini. Ho capito. Le fa il nome di questi uomini? No. Ma i suoi uomini, giustamente, sono tutti uomini che io ho conosciuto, che sono legati alla politica, e posso dedurre io chi possono essere, però un nome singolarmente non me lo fa, non mi dice nulla Provenzano. Parla di uomini in generale, giustamente sono gli uomini che sono più vicini a Provenzano, non sono sempre che sono mafiosi politici, però. Senta, lei dice, mi dice dopo le stragi. Ma prima avevate parlato solo delle stragi di Falcone e Borsellino, un danno del dottor Falcone e del dottor Borsellino, o anche delle stragi del 93? No, assolutamente, lui mi parla solo di quelle stragi, lui mi parla di questa rovina, che sono stati la rovina, della morte di Falcone e della morte del dottor Borsellino, solo di questo mi parla. E poi le dice, dopo le stragi, Dell'Utri si mette in contatto, sì, con gli uomini di Provenzano, sì. E le dice che sostituisce questa cosa, è una sua deduzione o gliela dice Provenzano? No, lui mi dice chiaramente, dice, il referente è diventato lui ha sostituito Lima. Cosa le dice a proposito delle elezioni politiche del 94 Bernardo Provenzano? Ma lui mi dice che nel 1994 Forza Italia in Sicilia l'aveva fatto votare lui. Questo è quello che mi dice Provenzano, però io ho partecipato anche ad un convegno di Forza Italia nel 1994 dove c'erano tutti gli esponenti mafiosi di Bagheria, di Ficarazzi e dei paesi limitrofi, dove c'era la candidatura di Ciccio Musotto. Racconti questo episodio. In occasione delle elezioni provinciali del 1994 ci fu un convegno allo Hotel, ex Hotel Zappara, oggi Clinica Villa Santa Teresa, e in quell'occasione tutti gli esponenti mafiosi di Ficarazzi c'eravamo io, il ragioniere Mezzatesta, il professore Gesualdo Clemente, di Bagheria c'era Pietro Loiacolo, c'era Carlo Guttadauro e c'erano altri soggetti che io non ho individuato. Il presidente della provincia che si doveva nominare era Ciccio Musotto, legato a doppio filo con Pietro Loiacono, capo mafia del paese di Bagheria. Allora. Come lo sa che era legato a Pietro Loiacono? Perché le avevo viste più di una volta io in compagnia Ciccio Musotto sotto le votazioni con Pietro Loiacono in macchina che andavano cercando voti, e poi io avevo accompagnato in mezza testa ad una riunione fra Pietro Loiacono e Ciccio Musotto, perché quel giorno c'era la macchina pure di Ciccio Musotto al magazzino di Pietro Loiacono. Quindi era un contatto legatissimo. I soggetti che erano candidati come consiglieri provinciali erano soggetti di quelli che posso riferire io, non tutti giustamente erano mafiosi, ma ci mancherebbe, sarebbe stata la fine. Uno dei soggetti era l'avvocato Salvo Priola, che era portato dalla famiglia mafiosa di Ficarazzi, da Giovanni Mezzatesta e da Carlo Guttadauro, perché l'avvocato Salvatore Priola è stato sempre pupillo della famiglia Guttadauro. Un altro soggetto era il ginecologo di Bagheria, Tommaso Incandela, che era portato da Pietro Loiacono. Il candidato era il candidato di Pietro Loiacono. Tanto che c'era come una sfida fra Guttadauro, Mezzatesta e Loiacono, chi dovesse arrivare prima di entrambi, o Incandela o Salvatore Priola.
e poi alla fine ne ha avuto la meglio in candela. Salvatore Priola arrivò dopo in candela, ma arrivarono entrambi dopo Misuraga, arrivarono entrambi, mi sembra, uno terzo, uno quarto, uno secondo, terzo, comunque nei primi posti arrivarono. Ricordo che per quelle elezioni, diciamo, in mezzatesta e io pure ci siamo curati di cercare i voti, tanto che in mezzatesta accompagnò a Salvatore Priola dalla famiglia mafiosa di Villabate, in particolare da Salvatore Pitarresi e da Biagio Picciurro, a casa di entrambi. Senta, Provenzano, lei ha detto, mi disse, ho fatto votare in tutta la Sicilia Forza Italia, ho parlato di tutta la Sicilia, ho dato l'ordine per tutta... Sì. Quindi io le chiedo ora di elezioni che non sono quelle della provincia o per il presidente della provincia, non so se, ma elezioni, diciamo, nazionali che si tennero effettivamente nel marzo del 94. Le chiedo, fece mai riferimenti a proposito di queste consultazioni politiche alla parola o al concetto di accordi intervenuti? No, Provenzano no, su queste cose no. Io vi ricordo che a livello nazionale ci fu che sempre i mafiosi portavano a Gaspare Giudice, tanto che ci fu che il senatore Piacentini fu minacciato dal ragioniere Giovanni Mezzatesta di Ficarazzi per farlo ritirare perché si doveva candidare Gaspare Giudice nel collegio di Bagheria. Allora, però forse non sono stato chiaro nella domanda. Comunque, pagina 90 della trascrizione del suo esame del 2 novembre del 2011. Scusa, signor Pubblico Ministero, a me risulta, solo per precisare, che è il 25 ottobre 2011. Ma guardi, io nel frontespizio della stampa informatica, udienza del 2/11/2011 e poi rinvio all'11/11. Comunque è stato sentito in una sola udienza, eh? Sì, dottore, in effetti pure io, perché forse è sbagliato. Vabbè, comunque, vabbè, è quello il verbale. È 2/11. Vabbè, comunque, c'è il riferimento al processo, l'udienza è unica, quindi possiamo... Potrebbe del trascrittore, comunque è, diciamo, l'unico verbale che ha reso... Sì, il riferimento al processo in ogni caso è dirimente, quindi serve a individuare la deposizione, che è l'unica. Allora, signor Lovesso, le leggo quello che è trascritto a pagina 90. Le voglio chiedere questo, era sempre il pubblico ministero che faceva domande. Il fatto che il Provenzano abbia detto nel 94 io ho fatto votare Forza Italia è frutto di una libera scelta di Provenzano o Provenzano le parlò di accordi raggiunti con Dell'Utri? E lei ha dichiarato no, Provenzano ha fatto votare Forza Italia perché Dell'Utri trattò con i suoi uomini, ci sono stati degli accordi, però gli accordi che io so... Pubblico ministero, aspetti, la parola, cioè fece riferimento esplicito Provenzano al fatto che c'erano stati degli accordi con Dell'Utri? E lei nuovamente, signor Lovesso, quello che mi disse Provenzano che c'erano degli accordi, però di preciso l'accordo non me lo disse. E ancora poi, a pagina 91, alla fine, Provenzano mi disse che lui aveva i suoi uomini in contatto con Dell'Utri, lui fece votare Forza Italia tramite previ accordi, perché gli accordi erano sempre che lui doveva rimanere libero con chiunque, se no non si votava, eccetera, eccetera. Poi successivamente si votò UDC, ma questa è un'altra storia, diciamo, un altro momento. Quindi io le dico questo, per quello che è il suo ricordo, non le chiedo deduzioni, per quello che è il suo ricordo, quando Provenzano le disse del contatto che si era creato tra Dell'Utri e i suoi uomini, fece riferimento alla parola, al concetto di accordi presi? Sì che fece il riferimento, ma, no, ma di accordi lui non me l'ha specificato mai che tipo di accordi, però. Gli accordi, diciamo, che io sappia erano sempre quelli di garantire la sua latitanza, ma questi accordi non è che me li ha specificati il Provenzano, questi accordi della sua latitanza io li ho saputi in carcere dall'ingegnere Aiello. Vabbè. Fermiamoci per un momento, quindi, a questo colloquio, a queste confidenze di Provenzano, sì, che in questo momento si fermi lì. Sì, quindi sì. Lei ci ha detto che sicuramente le fece il nome di Dell'Utri in quel contesto, sì, per quelle frasi che ci ha detto, sicuramente ora ci sta confermando che ha parlato anche di accordi, ma non mise in collegamento, a proposito delle elezioni, quindi evidentemente degli appoggi elettorali, Dell'Utri,
No, lui ha detto che ha fatto votare Forza Italia in riferimento perché Dell'Utri si era avvicinato ai suoi uomini e c'erano questi accordi. Ma gli accordi, diciamo, gli accordi oltre a quelli di votazione, c'erano altri accordi che io non so. Ho capito. Ma la parola accordi la utilizzò Provenzano. La utilizzò Provenzano. Sì, gli accordi erano sempre con lui. Senta. Allora, intanto le volevo chiedere questo, nella prima parte dell'esame e poi come prima domanda in questa seconda parte, lei ha fatto riferimento a quella frase che le disse Provenzano, anche se hanno arrestato l'ingegnere, c'è Totò Cuffaro che deve mantenere gli accordi, mi pare che ha detto così, e Mandalà lo sa. Allora, io le volevo chiedere, abbiamo parlato incidentalmente ma più volte di Nicola Mandalà, le volevo chiedere se lei, dopo che Provenzano le fece riferimento alla consapevolezza di Nicola Mandalà di questi accordi, o eventualmente anche prima che Provenzano gliene facesse riferimento, ha mai avuto occasione di parlare con Nicola Mandalà di rapporti del Mandalà, della famiglia mafiosa di Villabate o di Cosa Nostra in generale, con esponenti politici o delle istituzioni? Cioè, finora lei ha detto, Provenzano mi dice Mandalà lo sa, e lei, signor Loverso, con Mandalà di questi argomenti ne ha mai parlato? Assolutamente no, di questo che mi ha detto Provenzano, io a Mandalà non ho riferito nulla e non ho parlato di nulla, ma precedentemente però io con Mandalà avevo parlato, mi ero recato da lui per una certa situazione, lui mi ha esposto la situazione politica e il potere politico che avevano nelle mani il Mandalà e la famiglia mafiosa di Villabate, che parliamo di alta mafia. E allora, ci riferisca, quindi ha chiarito, io non dico a Mandalà le cose che mi ha detto Provenzano, però Mandalà precedentemente mi aveva parlato di rapporti politici di alta mafia, ha detto. Sì. Ci spieghi bene qual è questa occasione, quando avviene questa interlocuzione con Mandalà e soprattutto che cosa lei apprende da Nicola Mandalà? Tutto questo succede all'inizio del 2003, quando diciamo, Nicola Mandalà subentra all'uomo potente della famiglia Montalto, ad Andrea Cottone, perché noi precedentemente avevamo preso, noi, io mi riferisco io e Giovanni Trapani, sempre per conto del signor Mimmangileri, avevamo preso degli accordi con Andrea Cottone per la realizzazione della chiesa. La chiesa è il Sacro Cuore che si trova vicino al mercato ortofrutticolo di Villabate, all'inizio di Viale Europa. Successivamente, una volta che subentra in Mandalà, cominciano ad esserci degli ostacoli da parte dell'architetto Di Peri e dell'ingegnere capo del comune di Villabate, che non gli faceva dell'ostruzionismo al signor Mimmangileri per dargli l'inizio lavoro per questa chiesa. È un costruttore di dove? Di Ficarazzi, Mimmangileri. Per dargli l'autorizzazione per l'inizio lavori. Allora il Mimmangileri mi chiama un giorno e mi dice, vedi che siccome io gli portavo il ferro, avevo scaricato già del ferro, Giovanni Trapani già aveva fatto lo scavo, il signor Mimmangileri era fermo e mi disse, vedi di parlare con i tuoi amici, dice, perché mi fanno questo ostruzionismo. Giustamente Mandalà era interessato della cosa, perché il signor Mimmangileri poi doveva spostare la tangente da accordi che aveva preso con noi e con Giovanni Trapani. Una volta che ho incontrato io e Mandalà, gli ho detto, Nicola, ma perché gli fanno questo ostruzionismo? E Nicola mi ha detto, non ti preoccupare, non ce ne sono problemi, poi c'era, me lo spiego io dentro il comune, perché dice, io problemi non ne ho né a livello comunale, né a livello regionale, né a livello nazionale, dice, perché abbiamo, dice, nelle mani a Marcello Dell'Utri, abbiamo nelle mani, dice, l'amico e socio di mio padre Renato Schifani, e poi dice, abbiamo a Totò Cuffaro e il paesano di mio padrino Ciccio, che si riferiva a Saverio Romano perché era di Belmonte Mezzagno. Chi è il padrino di chi alludeva? A Ciccio Pastore, che è il padrino di Nicola Mandalà. Diceva, c'è il paesano di mio padrino Ciccio, il padrino di Nicola Mandalà, al Pastoia, e Saverio Romano, che è di Belmonte Mezzagno. E poi dice, abbiamo anche tutto il gruppo di mio padre, Nicola Nino Mandalà, il gruppo del Biancofiore.